E bella raga, bentornati in questo nuovissimo video dal vostro Nico Player. Oggi faremo un esperimento che si chiama La bottiglia che respira. Un esperimento di scienze che simula il meccanismo della nostra respirazione. Gli ingredienti: una bottiglia, delle canucce che saranno le trachee, delle forbici, questi palloncini rosa perché saranno i nostri polmoni, della scotch, un palloncino abbastanza grande oppure un guanto da mettere sotto la bottiglia. Procedimento: abbiamo preso una bottiglia di plastica e con le forbici l'abbiamo tagliata. A noi serve solo la parte superiore. Sul tappo bisogna fare un foro. Bene ragazzi, ho tagliato la parte finale del palloncino per poi inserirla con lo scotch a una cannuccia. Fate lo stesso con l'altro palloncino. Unite così le vostre cannucce, così rappresentano la trachea. Le cannucce dovranno passare dal foro che ho praticato sul tappo della bottiglia. Allora ragazzi, ho messo il guanto nella parte bassa in cui ho tagliato la bottiglia. Per non far passare l'aria dobbiamo mettere o la colla vinilica oppure il DAS. Io ho optato per la colla vinilica. Ecco qua. Effettuando questo movimento i palloncini si sono gonfiati, atto dell'espirazione, e sgonfiati, atto dell'espirazione, proprio come fanno i polmoni nella respirazione. In questo esperimento ogni strumento aveva un ruolo. La cannuccia era la trachea, la parte fisarmonica delle cannucce erano i bronchi, la bottiglia era la gabbia toracica, i palloncini erano i polmoni e il guanto di lattice era il diaframma. Questo è quello che succede quando respiriamo. Quando il diaframma scende, i palloncini si gonfiano. Quando il diaframma sale, i polmoni e i palloncini si fanno più piccoli. Bene ragazzi, questo video termina qua. Spero vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, che dobbiamo arrivare a 300 iscritti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!